Nairobi, capitale del Kenya. A 5 ore di viaggio in auto troviamo questa macchiolina rotonda, isolata. Si tratta di una piccola catena di montagne vulcaniche, le White Hills, che si innalzano di poche centinaia di metri dalla pianura circostante, ma che hanno una funzione essenziale per la vita di questi luoghi. Una leggenda narra che un vecchio pastore, arrivato a queste montagne con il suo bestiame, affermò che i loro piedi scorreva sottoterra un anello di acqua e che bastava scavare un poco per trovarlo. Le voci che si tramandano contengono elementi di verità e di fantasia. Infatti, non siamo lontani dal lago Victoria, nella lunghissima fenditura oltre 7000 km che porta il nome di Rift Valley e che sarebbe addirittura la culla della specie umana. In questo lungo tratto, il continente africano si allontana dalla penisola arabica. In questo lentissimo movimento, la crosta terrestre si assottiglia, creando talvolta depressioni e incoraggiando attività vulcaniche. Gli scienziati affermano addirittura che un giorno questo diventerà un mare. Ma niente paura, si tratta di stupefacenti sconvolgimenti che per svilupparsi hanno bisogno di milioni di anni, un processo dunque lentissimo. E quindi noi possiamo continuare a vivere tranquillamente, attenti però a non infrangere quel delicato equilibrio che si è creato. Ed infatti l'antica leggenda che parlava dell'anello di acqua ha mantenuto la sua promessa. Ai piedi delle White Hills sono scaturite bocche di acqua purissima ed abbondante. Qui le donne dei villaggi arrivano a fare il bucato, ad attingere acqua, gli uomini a caricare sugli animali i botti da portare nei villaggi. È sempre un momento di festa, di riunione, di giochi, di esplosione di colori. Ma questa ricchezza da dove viene, considerato anche che ci troviamo su un altipiano? Secondo gli studiosi, un ruolo molto importante lo hanno le foreste che sono sulle colline, che succhiano l'umidità dal terreno, la lasciano poi evaporare, si creano così nubi e temporali grazie ai quali l'acqua ritorna nelle falde per riapparire poi dalle sorgenti. Una fantastica, perenne, ma delicatissima rotazione. In quest'area da sempre si sono succeduti scontri fra le tribù dei Luo, minoritari, e quelle dei Kikuyu, che governano il paese da quando il Kenya ha ottenuto l'indipendenza dagli inglesi, nel 1963. Poiché queste preziosissime foreste sono protette dal governo, secondo una logica primitiva ne diventano un simbolo da colpire come atto di protesta, che in realtà nasconde un accaparramento incontrollato di legname, preziosissimo per costruire case, mobili, per riscaldarsi. E così le colline sono state aggredite e le foreste quasi completamente distrutte. Da tempo il governo kenyota ha creato organismi di tutela di questo patrimonio. Vi è ad esempio il Forest Office, che con alcuni suoi addetti ci accompagna sulle pendici in gran parte disboscate delle White Hills, che coprono un'area di 400 ettari. E l'esigenza che ci viene illustrata in maniera diretta è semplice. Per continuare ad avere l'acqua è indispensabile fare nascere di nuovo la foresta. E così parte questo progetto, che attraverso il CAFOMA, un organismo comunitario che si occupa di forestazione, coinvolge il CEFA. È un progetto complesso che deve innanzitutto fare capire agli abitanti dell'area, circa 120.000, che l'equilibrio della natura è alla base della loro stessa possibilità di sopravvivenza. E gli entusiasti amici del Forest Office agiscono anche nelle scuole, dove i ragazzi sono molto sensibili al problema. Si tratta dunque di agire, come già si è iniziato a fare, sulla riforestazione, ma bisogna fare presto. È necessario favorire i piedi delle colline nei pressi dei villaggi, come questo di Oyugis, epicentro delle iniziative di rimboschimento, la nascita anche di piccole piantagioni a gestione familiare che abbiano lo scopo di procurare questa importante materia prima a rotazione e quindi in maniera continua, senza che venga più toccato il patrimonio boschivo, che ora dobbiamo fare rinascere, delle White Hills. E sulle colline dovranno essere piantati anche gli alberi che producono i frutti, indispensabili per l'alimentazione degli animali, in particolare delle scimmie, che non trovando più nulla da mangiare sulle colline, scendono nelle aree coltivate dai contadini procurando danni notevoli. Il progetto del CEFA è stato approvato dalla Comunità Europea, che provvede a fornire l'80% dei 780.000 euro necessari alla sua realizzazione. E per il restante 20% bisogna darsi da fare. E noi qui, dell'Acquario di Genova, non vogliamo perdere questa occasione. Ci mettiamo il cuore per dare acqua, terra e vita. Un sole.